Buongiorno a tutti, lunedì. Siamo sempre qua in aeroporto, vi faccio vedere una cosa carina. Si vede? Gli aerei che partono. Allora, oggi abbiamo iniziato, ho bisogno di parlare con l'ambasciata vietnamita in Italia, giusto per sapere come li potete contattare e non tre per la conferma di alcuni indirizzi. Prima non rispondevano, ho scoperto che insomma dicevano che avrebbero aperto alle 9, erano già alle 9 ma non rispondevano. Evidentemente il mio messaggio ha funzionato immediatamente perché poi hanno risposto. Ha risposto una signora dell'ufficio consolare. Innanzitutto gli ho fatto presente che la telefonata era registrata in quanto di interesse pubblico sia per i miei connazionali italiani che per i suoi connazionali vietnamiti, quindi gli ho chiesto l'autorizzazione a procedere con questa telefonata e che stavo chiamando per avere alcune informazioni importanti. Ha chiuso. Deve essere proprio un'abitudine delle ambasciate a Roma, cioè poco conta che poi alla fine siano italiane, quello che è, chiudono così. Io non potevo crederci, ho detto, è rimasta in silenzio per un attimo e poi ho proprio sentito il click. Ok, va bene. Quindi adesso, siccome queste dirette, a parte che mi sento un po' sola e sapere che ci sono persone che mi ascoltano mi fa bene al cuore, mi fa sentire che esisto, adesso magari ci riproviamo, richiamiamo e magari stavolta la signora non chiuderà. La registriamo in diretta così non c'è bisogno che io la registri e non entrerà in crisi con questa questione della telefonata registrata. Ci riproviamo. Vediamo un po' cosa succede stavolta con l'ambasciata del Vietnam a Roma. Si sente? Ditemi se sentite. Se non sentite, ditelo, perché cerco di aggiustare. Forse non rispondono più. La tecnica è sempre la stessa. Non rispondono. Questo è proprio... è assurdo. Ragazzi, qua è veramente assurdo. Chiuso. È una vergogna, ma nelle mani di chi stiamo? Io ci riprovo a richiamare. Buon lunedì a tutti. Io ormai sono stanca, distrutta, ho bisogno di un bagno, ho bisogno di una doccia. Alcune persone hanno già iniziato a fare allusioni, chissà perché sto vivendo in aeroporto. Mi sembra di averlo ampiamente spiegato perché sono in aeroporto. Primo perché quei disgraziati hanno fatto di tutto affinché io fossi senza visto, perché mi vogliono far passare la frontiera in modo illegale. E adesso addirittura stanno negando tutto quello che è accaduto in questi 13 mesi e dicono a me che io lo devo provare. Negandomi però l'opportunità di poterlo provare, facendomi incontrare le autorità locali. E io sono qua, prima di tutto, per essere protetta dalle leggi internazionali, spero. Niente, non rispondono, ormai chiudono. Se c'è qualcuno di buon cuore che vuole qualche informazione dall'ambasciata vietnamita in Italia, io vi do il numero, voi non avete bisogno del prefisso, più 39